Amiche ed amici del Deltaro, bentornati. Nuovo, nuovissimo format con Elova Amiga. Andremo a rivivere i giochi più belli, più divertenti e più importanti anche del mondo dell'Amiga. Cominciamo con Moonstone, di cui vedete l'introduzione gotica e spiritica, dove i druidi stanno andando a creare una sorta di maledizione, dove per toglierla sarà necessario andare a trovare la pietra di luna, quindi Moonstone. Godiamoci questa introduzione. Questo è stato uno dei giochi che ha fatto la storia per me nel mondo videoludico di Amiga, perché mi ha permesso di utilizzarlo anche per giochi un po' più da adulto, piuttosto che smanettare con i vari Basic, piuttosto che altri linguaggi di programmazione per fare dei giochi abbastanza sciocchi. Mi ha portato avanti nell'evoluzione del mondo Amiga. Bene, adesso iniziamo, scegliamo il nostro cavaliere per vincere e combattere contro i nostri nemici. E siamo pronti nella mappa di gioco. Iniziamo a sperimentare il primo livello. Entriamo o nel villaggio oppure nell'area di gioco e prepariamoci a fare i primi combattimenti. Vi anticipo che è un gioco molto molto sanguinoso, quindi è sconsigliato farli vedere ai propri piccoli amici. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo trovato già la prima chiave della valle. È una chiave importante per arrivare verso la fine del gioco. Qui ci sono i vari numeri dove sono contraddistinti la resistenza, la costituzione, quindi la resistenza fisica, la forza e l'endurance, che è la durata della camminata per camminare, come stanno facendo adesso, all'interno della valle. Abbiamo già trovato la prima chiave della valle, vuol dire che nel territorio in alto a sinistra, che è quella del Cavaliere Blu, potremmo teoricamente anche andare via alla ricerca di altro. Però entriamo adesso nella città, dove ci aspettano una serie di cose, fra cui anche il mercante, dove vediamo se con i nostri 10 soldini riusciamo a prendere una spada di miglior qualità, e lo abbiamo fatto. Purtroppo siamo senza soldini, altrimenti potevamo andare a fare un salto in taverna a lanciare due dadi. Con grande errore non ho premuto velocemente il tasto, perché potevo utilizzare anche lo stesso turno per andare nell'area di gioco in questo modo. Pronti per un altro livello. Oh. Oh.
So dire anche altro, ma oggi sono monosillabe. No, era dietro. Non ci posso credere. Niente, purtroppo. Abbiamo perso una delle nostre 5 vite. Per fortuna però il trucchetto funziona sempre, quello di premere in continuazione quando ci sono le due scelte e di non perdere il turno. Però questa volta gli faccio perdere la testa. Il fatto di avere la chiave della valle ha già aumentato la difficoltà del gioco. Da quello che vedete, compaiono molti più nemici rispetto al singolo nemico che ho dovuto uccidere prima all'inizio del gioco. Quindi questo è un gioco molto libero dal punto di vista proprio della strategia di gioco, perché cambia ad ogni partita, i nemici non sono mai gli stessi negli stessi punti. E qui purtroppo troviamo soltanto 26 soldini, che ci serviranno adesso premendo velocemente ad andare di nuovo. No, non ha funzionato questa volta. Amen. Amen. I nostri nemici fanno il loro turno. Questo gioco è possibile giocare fino a 4 giocatori in turno e uno contro uno. Nell'uno contro uno si può giocare, diciamo, contro, proprio dal punto di vista pratico. 25 con 26. Mentre l'armatura più piccola viene 30, 25 con la spada e uno lo andiamo a buttare in taverna sfidando la fortuna. Che ovviamente non ci assiste. Ce la dobbiamo guadagnare la pagnotta noi. Noi non siamo così che buttiamo il dado e ci esce un bel 12. Uè, testina! Andiamo a prendere qualcos'altro qui, sempre col trucco di essere su entrambi i posti. Ah, di nuovo le lance, così da non farci mancare nulla, eh. Anche prima bastavano 2 colpi per ucciderli con la vecchia spada. Adesso, nonostante ho la spada più potente, comunque non riesco ad ucciderli. Ecco, vediamo se un coltello può aiutarci. No, era troppo distante. No. Forse sarebbe stato più idoneo. Oplala. E niente, la fontana di Trevi è con noi. Ma io non mi do per vinto. Ecco, ricomincio a prendere botte. Non arriva più nessuno. Vediamo. Non ci posso credere. Per fortuna possiamo aumentare i nostri valori. Adesso con 3 punti esperienza possiamo aumentare. In questo caso io aumenterò di 1 punto la potenza in modo che i colpi che vengono inflitti all'avversario creino ancora più danno. Vedo che questo si avvicina anche egli alla
credo che sia andato ad acquistare qualcosa e la cosa mi interessa, quindi direi di combattere contro Sir Balain. Beh, vieni qua, Sir Baldacchino. Ti benedico. Gli ho fatto perdere la testa, ma ho soltanto perso di vista le cose più vere. Che cosa gli possiamo rubare a questo baldo giovane? Una bella armatura? O 6 soldini? Io direi una bella armatura. E lo ricombattiamo e gli togliamo anche i 6 soldini. Perché ovviamente ce li andiamo a giocare a dadi. Perché adesso senza armatura adesso lo precipito proprio. Finish him. Fatality. Flawless victory. E adesso ci prendiamo i 6 soldini che ci fanno comodo e ce li andiamo. Non ce li andiamo a giocare, non funziona più di 2 volte. Ma vedo che questo si avvicina in maniera. Ah, scappi, compa, vai. Vai, bello, vai. Vai. Devi andare dove le galline fanno pipì. Sconfiniamo il territorio e andiamo nel territorio rosso o verde. No, questo è verde. Quello rosso è quello della melma con la M e la R. Dai, la fontana è questa. La fontana di Taranto. Aia. Facciamo lo snack. Che facciamo lo snack? Lo dividiamo in due. Così siamo già un po' a testa, no? Detto io non ti bucare. Ah, che bello! Qui abbiamo un incantesimo, la pozione per riprendere l'energia, 23 belle belli lingotti d'oro, belle monete d'oro. Vedo che c'è un via vai in quel castello, Marcondiron di Rondello. Vediamo di prendere un'altra chiave in tempi brevi. Adesso dovrebbero esserci dei fastidiosissimi animaletti. No, ancora no, peccato, volevo fare delle cose, sono di un fastidio che neanche la sabbia nel costume. Piaccio un taglio. Spezza con tic tac. Ehi. Avete notato che da quando c'è l'arma più potente e l'armatura, il gioco si è bilanciato nella difficoltà di uccidere e di essere ucciso dai nemici. Perché ovviamente, essendo partito già con il ritrovamento di una delle chiavi della valle, che a breve vedrete, perché vi farò vedere la parte centrale nella parte centrale c'è una sorta di arena dove quando si avranno tutte e quattro le chiavi si potrà accedere e ci sarà una bella sorpresa. Ce ne sono pochi di nemici per terra, quindi qualcun altro ne poteva far uscire il gioco. Sono troppo pochi. Ma è divertente perché fra poco arriveranno a due alla volta, a tre alla volta, uno davanti, due da dietro. No, sarà molto più divertente. No!
Non fare scherzi, che forse ci avrò l'ultima energia. Please don't go. Come infatti adesso. Un'altra chiave della valle. Incredibile. E abbiamo anche un incantesimo di protezione e un incantesimo per volare. Questo incantesimo di protezione può essere utilizzato quando tramite gli stessi incantesimi può avvenire un furto. C'è un incantesimo che permette di andare a prendere nelle tasche degli altri, ma se io sono in possesso dell'incantesimo di protezione posso tranquillamente proteggermi da questo. Ora che facciamo? Io direi di combattere il nemico, anche se dovevo bere la pozione prima. Ho sbagliato, la gatta frettolosa ha fatto i figli scemi. Ecco, questo è uno di quelli che se ti colpisce non è che ti fa male, ti fa ricordare il giorno che sei nato nella maniera peggiore. E ovviamente non è mai uno, perché come si dice, le cambiali non arrivano mai da sole. Questo ti può letteralmente spappolare per terra con questo colpo di vento. Altro che fatality. Si fa la brutality proprio. No! Pensavo di aver perso cazzarola per cambiare tipo di attacco. Na 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 na. Sa! Quanto ci avrà? Uno di vita. Come infatti? Uno su 30. Aumentiamo in questo caso la costituzione, in modo che abbiamo 10 punti vita in più e non siamo proprio in merdaccia come prima, eh? E perché? Ah, adesso è arrivato il drago. Vai, grande. Quel drago vola e si arriva sopra il nemico. Zuff! Ti infilza. Nel senso simpatico del termine, non mi fraintendete. Non ce la farò. C'ho poco endurance, quindi la mia passeggiata si è fermata, purtroppo, ahimè, nel pantano del lago. E vedo che scappa. Lui scappa e io cerco di raggiungerlo. E ne prendo due con un colpo solo. Eccoci qua, vieni qua, amico del nerdato. La tua parata sarà sicuramente utile, ma non alla mia vendetta. Vediamo un po'. Tac! Stappa! Lo spumante! Abbiamo aperto la bottiglia del brachetto e poi ti dico dove te lo metto. Oh, che bella! Questa è la spada migliore del gioco che noi gli andiamo a ciulare con la C e di coglione, perché potevo prendere benissimo il pulsante per bere la pozione. Se sono proprio un mattacchione, eh? Entriamo nella città e vediamo che cosa ci offre di buono questa volta. Credo che ci sia da fare il passaggio all'armatura successiva, che noi con 5 soldi abilmente andiamo a spendere facendoci leggere il nostro futuro. Gli diamo quasi tutti i soldi, ce ne teniamo uno giusto per sfidare la fortuna. E lui che cosa ci dà? Ci ha dato un punto di potenza. Molto 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 bene. Andiamo nella taverna, buttiamo il nostro soldino per vedere che succede, quante sfide ci tiriamo e perdiamo. Ovvio, non è che noi ce la dobbiamo, noi dobbiamo andare in mezzo alla strada. Guaglio, alla strada devi andare a lavorare. Non è che puoi stare a scialare. Stiamo a giocare. Questo che sta venendo, cacchio cacchio, tomo tomo, boh! Addirittura, beh, io avendo comunque l'incantesimo posso. Ah no, no, c'ho 58 su 60. No, 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 non ho bisogno attualmente di nulla. E da quello che ho visto, invece, la donazione me l'ha fatto togliere il punto di
potenza, butte de sang, direbbero a Taranto. Beh, contemocele. Tu sei venuto cacchio cacchio, vieni qua, vieni. Stappa un crodino! E adesso, così come sei venuto, mi dai i pugnali e vai allo Yatsu. Pure tu le vuoi adesso? Ma quanto siete altruisti! Il vostro altruismo mi imbarazza. Mi imbarazza. Mi sento come una donna durante il ciclo. No, mi hai battezzato, non si fa. Pam! No se puede, signor. No se puede. Che cosa c'hai da darmi? Sette soldi, soldi. Avevi solo sette soldi. Vabbè, visto che siamo qua, no? Facciamo una giocata finale, no? Schweppes. Ecco, i simpaticissimi giganti di bastone. Ah, adesso sì che ci divertiamo. Loro. Però la cosa bella è che si possono colpire tra di loro. Quello è molto simpatico. Non senti, sempre se sei l'ultimo. Non ho mai capito se però si tolgono energia. Perché non mi è mai successo di vederli. Adesso lo devo vedere. Scusa. No, adesso si sono addirittura allontanati non per colpirsi. Ma questa cazzo di intelligenza artificiale non ve la potete ficcare? Eh? Non riesco a capire. Niente, non si colpiscono neanche più sta bastarda. No, 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 no. Eccolo qua. Dai che mi state per fare il fattore, dai. No, cazzo di Buddha. Niente. È così. Ricominciamo. No, venite, venite, venite. Poi parliamo con gli altri due i due magnifici sette. Mo, mo. Che da mo vale, voglio. Vieni qua, testina. Come se non bastasse nulla. Ma se io riuscissi a mettere uno da dietro, 660 di danno, ce l'ho. Fuori, ben vissuto di rosa solare, un martello fatality. Abbiamo l'ultima vita. Io direi, mo così, giusto per non saperne leggere né scrivere, io andrei da un'altra parte. Così. Questo se ne sta andando. Io andrei nel territorio giallo, non si sa mai, sai, questo è un po' sfigato come territorio. Non è che mi hanno mazzulato come se non ci fosse un domani, no? No. E proprio da me vuoi venire tu? Ma io dico, no? Io dico che forse dovevi farti una camminata a Praia di Mare. Che è un bel posto, stavi tranquillo. Sì, hai fatto la mossa. Quanto è bello. No, non devi colpire lo zio, poi ti fa stuc. Stappa un crodino. E niente, tu che cosa c'avevi qua? L'incantesimo di protezione.
posso togliere questi? No, ti posso togliere i soldi. Sicuramente se me lo vado a vendere alla cantina guadagno più soldi. Credo che non verrà più nessuno a rompermi la minchia, però scanso di equivoci, io andrei qui dove posso fare l'utile e il dilettevole. Vedete di non venire i giganti. Ah, mo sarà bellissimo perché qui sicuramente adesso troveremo il nostro amico che esce dalla fogna. Eccolo qua, questo è ancora più simpatico. Quello di prima era simpatico, ma questo è ancora più simpatico. Perché questo con un colpo ti butta giù e ti toglie tutta la vita. Puoi avere anche 6.000 di punti ferita. Non se ne frega neanche una matita. No. Nel senso che ti hai messo i capelli biondi dietro e non fai paura a nessuno. È finita. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Si torna a casa. Oh, anche questo è molto bello. Tutto molto molto bello. Ma i soldi dove stanno? Ma veramente siamo nella crisi post-Covid. Ovviamente ho premuto velocemente e sto andando a dare il colpo di grazia a quest'altro benemerito. L'ho spinto, col vento è caduto. Ti ho graziato e non mi chiamo Graziano. Andiamo nel territorio giallo o continuiamo nel territorio rosso? Questo sta scappando a più non posso. Soldi non ne ho. Anche se in realtà, pensandoci, io potrei scappare dal drago che mi sta puntando. Ah! Na! Disse qualcuno. Fortunatamente deve planare in alto mare. E questi mi devono scazzare. Perché si butta giù e muore fizzosamente. Mi stanno a massacrare. Devo cercare di infilzarli in questo modo, in modo che tra l'uno e l'altro ci sia più tempo di... No, avete finito? Così, giusto per sapere. Ok, grazie. Vorrei giocare, grazie. No, giusto perché mi state divertendo. Bello, divertentissimo. Ecco, vedi, per quello è il motivo per cui volevo infizzarli così. Così fra l'uno e l'altro passa un po' di tempo e io ho il tempo per pensare di non prendere la martellata in testa, che invece ovviamente ho preso. No, 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 non ci siamo. No. Minchia, la martellata ti faccio a terra. Cazzarola, credo di aver finito la nuova puntata di Il Nerdaro. Mi dispiace ragazzi, purtroppo abbiamo fatto una puntata veramente di merda questa volta. Devo proprio dire. Utilizziamo tutto e vediamo che cosa succede. Che c'è la tomba. E quindi se nessuno viene a profanarla, credo che io resti qui a guardare stucchevolmente quello che fanno questi baldi giovani. E un nuovo giorno è passato. Niente da fare, ragazzi, è andata veramente di merda, perché ovviamente è passato il tempo ed è passata anche la possibilità di migliorare la mia capacità di gioco. E vi ringrazio per aver visto anche questo video, che è un po' più spinto, perché ovviamente, essendo non idoneo, i bambini mi sono potuto aprire un po' di più al divertimento e alla volgarità. Grazie per aver visto questo video, vi invito a mettere mi piace ai prossimi video e ci vediamo alla prossima registrazione con una grande novità. Ciao ciao!